adesso sono qui e il film si deve fare, ma le cose anche se sono dure vanno fatte. Che cazzo devo dire? Non lo so. Continuazione del video precedente, appunto si parla di costumi, quindi in questo video vedrete tutti gli aggiornamenti. Sono arrivate le divise tedesche, praticamente è arrivato questo coc enorme, pesantissimo, dove all'interno c'erano, non vi ho rifatto l'unboxing di nuovo perché mi sembrava ripetitivo, però questo sarebbe stato effettivamente un bel unboxing perché c'è un sacco di roba. Poi quando avrò tutto più sistemato ve le mostrerò meglio, perché qui per adesso sono nella mia stanza e non c'è neanche lo spazio, e per adesso ho tutto ammassato lì in attesa di poterci sistemare finalmente per la produzione del film e quindi avere proprio uno spazio dedicato ai costumi. Cappelli da ufficiale SS. Questi sono degli elmetti degli tedeschi. Cappelli sempre per le uniformi tedesche. Queste invece sono le fondine per le pistole. Questo per la P08. Poi ci dovrebbe essere qui da qualche parte, ecco, questo per la P38. Di questi ne abbiamo 3 e 3. Degli elmetti ne abbiamo 6. Cappelli 2 e cappelli da ufficiali 3. Poi abbiamo la divisa M44. La divisa M44, che è la divisa esattamente del 1944 nel nord dell'Europa, dai tedeschi. Sotto abbiamo le M43, questo è un impermeabile lunghissimo, altri anfibi. E niente raga, per adesso ce le ho tutte messe così, quindi mi viene anche difficile mostrarvele per bene. Qui sotto ci sono anche le divise ufficiali, però ancora è tutto da sistemare, vanno messe le mostrine, i gradi, i collettinelli, le scritte SS, bla bla bla, l'Aquila, tutte queste robe che avevano loro. Parecchio lavoro da fare, mancano gli accessori, manca veramente un bel po' di roba. L'ultima parte dei costumi che manca attualmente sono due giacche da gradista tedesche che non ce l'hanno mandate nell'ordine, ci hanno avvisato dopo che non c'erano, e numero 10 divise degli italiani che sono in produzione. Ciao ragazzi, stiamo andando dalla sarta a portare i costumi. Qua ci sono i costumi, guarda i costumi, sacco di roba, tutti i costumi dei tedeschi già arrivati. Ora manca qualche cosa. Niente, io ho parlato già dei costumi assai. Qui già ha parlato assai. È stata dura reperirli questi costumi, però adesso sono qui e il film si deve fare, ma le cose anche se sono dure vanno fatte. Che cazzo devo dire? Non lo so. Buonasera, oggi dovevo andare in palestra ma sono rimasto fregato perché oggi non ho la macchina, quindi ho deciso, visto che ho questo tempo a disposizione, di fare un piccolo sunto, visto che attualmente siamo ancora nella fase costumi, lunghissima fase costumi, mamma mia. È la mia prima fase costumi delle mie produzioni, tranne che per Malamuri appunto. Però Malamuri, più che fase costumi, c'è stata una fase di scelta dei costumi, perché siamo andati direttamente un marchio di vestiti, appunto Cettina Bucca, che ci ha dato i costumi per Carmela, c'è un negozio di cui ci ha dato qualche vestito per Fausto, mentre il resto erano tutti vestiti loro, degli attori per la maggior parte, con nostre indicazioni, mentre adesso stiamo proprio curando la parte costumi al 100%, quindi stiamo cercando di avere più costumi possibile in modo tale da fare le scene effettivamente con le cose giuste come vogliamo noi ed avere, diciamo, tra virgolette, tutto sotto controllo dal punto di vista costumi. Quindi oltre ai costumi principali, quindi le divise dei francesi, che adesso ad esempio la sarta ci ha dato, che vedete nel video, senza audio perché il mio iPhone ha attualmente il microfono che non va, oltre alle divise dei francesi che la sarta ci ha preparato, più che divise abbiamo scelto una mise praticamente un po' più artistica stavolta, quindi praticamente per questa parte, per la parte dei francesi,
Cioè, nel senso, gli abbiamo dato una sorta di carattere più da partigiani fighi, ecco. Quindi abbiamo creato questa sorta di cappotto con gilet e pantaloni e camicia. Però stavo pensando, per esempio, ultimamente che la giacca è una cosa anche un pochettino importante, quindi più che andarla a creare, vediamo se riesco a procurarmi qualche giacca magari antica da inserire in questa parte dei costumi dei francesi. Quindi oltre ai francesi, oltre ai tedeschi, abbiamo trovato le divise praticamente fatte buone, oltre agli italiani abbiamo trovato anche le divise e dovrebbero arrivare a giorni. Stiamo cercando di curare anche gli altri costumi, quindi i costumi degli altri protagonisti, perché così possiamo anche risolvere eventuali problematiche con i costumi che si possono andare a creare con le comparse, visto che ancora siamo una produzione indipendente, quindi probabilmente può capitare che qualcuno magari non abbia modo di avere il costume o un vestito adatto, quindi dobbiamo anche sopprimere eventuali problematiche del genere prima ancora di nascere. Quindi ci stiamo veramente organizzando bene da questo punto di vista dei costumi e sono felice di questa cosa. Proprio dei costumi stiamo lavorando benissimo, benissimo, benissimo. Poi io in generale sono convinto che questo film ci stia facendo lavorare bene già dall'inizio, cioè quando ho iniziato a fare le prime prove, le prime cose, già si vedeva che l'aria era un po' diversa. Purtroppo stiamo avendo tutti questi problemi legati alle banche, alla burocrazia, che veramente, cioè, veramente, figlio, cioè io non so come devo fare. Da questo punto di vista sono un pochettino disperato, però il film lo faccio ugualmente. Però non si può aspettare 2 anni per un finanziamento che poi non puoi prendere più perché cambiano le leggi, assurdo. Poi comunque aspettare un mese quando decidi di prenderne uno minore, inferiore dal punto di vista dei soldi. Cioè, dopo che hai aspettato 2 anni per un finanziamento che non ti danno, devi aspettare ancora per un finanziamento più piccolo che ti danno, ma è più piccolo, quindi puoi prendere meno cose. Quindi è un po' assurdo. Io adesso ho deciso di fare questo tipo di vlog così anche per un po' buttare fuori quelle che sono le mie emozioni, perché sennò mi tengo tutto dentro e mi ammalo. Quindi siccome non mi voglio ammalare, ma voglio, cioè nel senso, questa cosa voglio che sia anche spunto per gli altri e che non si può sempre pubblicare solo le cose belle che accadono, ho deciso anche di parlarvi delle problematiche che piano piano, intanto se questa cosa serve a me per scaricare un po', distaccarmi dal problema, non lo vedo più come un grandissimo problema, mentre quando sono solo nei miei pensieri lo vedo effettivamente come un problema grave, no? Quindi questa cosa mi aiuta a distaccare e anche a farvi vedere che c'è del problema, capita che ci sia del problema ogni tanto nelle cose, quindi basta solo trovare il modo di risolverlo, avere la pazienza e non lo so, e compagnia bella. Però vedremo che poi questo tutto, questa decisione l'ho presa da poco, quindi questo poi vedremo cosa accadrà quando unirò tutta questa roba e farò quello che voglio fare, cioè questo progetto di dietro le quinte di un regista indipendente riguardo appunto il suo film. Quindi proprio produco il film, nel frattempo parallelamente lavoro a questo lavoro che parlerà appunto di cosa vuol dire produrre un film, in questo caso per me, e con il tipo di produzione, con il budget che abbiamo noi in Sicilia, con le persone che ci sono, quindi cosa vuol dire produrre un film considerando tutte queste cose. Bello, cioè è un format per me, per il mio canale, una cosa bella per voi, perché per chi è curioso vede tutto quello che c'è dietro, no? Ovviamente sempre considerando che la nostra produzione è così piccola. E poi non ci sono buchi nel racconto, cioè se devo raccontare tutto, devo raccontare tutto, sia le cose belle sia le cose brutte. E se c'è da criticare ogni tanto, bisogna criticare, se c'è da fare complimenti ogni tanto, bisogna fare i complimenti. Magari in un video futuro io poi mi dovrò dire il contrario, perché effettivamente le cose saranno andate bene. Lo spero. Quindi vedremo, vedremo. Ciao!